E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con un nuovo arco, una nuova arma. Tra l'altro, arma di cui abbiamo ottenuto anche il decoro con la Digital Deluxe Edition, ovvero il Morso d'Arsenico 4B. Un arco che è veramente molto diverso dagli archi che abbiamo provato finora e di cui adesso andremo subito alla Jerry Perk. Innanzitutto abbiamo un telaio leggero, quindi questo è un arco ricurvo, tendi la corda e muoviti rapidamente quando equipaggi quest'arma. Poi una corda polimerica, quindi una corda indistruttibile che aumenta leggermente la precisione e leggermente la velocità di estrazione. Un'asta in carbone, un materiale leggero e stabile per aste che aumenta appunto la stabilità. Andatura dell'arciere, il tempo di tensione diminuisce dopo ogni colpo preciso e testa esplosiva, quindi appunto le frecce esplodono a scoppio ritardato. Preferisco in PvP mettere la natura dell'arciere perché è veramente molto utile. E furia, ovviamente, le uccisioni con quest'arma aumentano per breve tempo i danni inflitti, cumulabile fino a 3 volte. È un arco molto particolare perché questo perk, più il telaio leggero, più il fatto che abbia addirittura furia, lo rendono utilizzabile in uno stile molto diverso e soprattutto più frenetico e più rapido. Ma adesso andiamo subitamente a vedere come. Ok, vi faccio subito vedere. Innanzitutto un cambiamento importante è il fatto che abbia molta meno precisione. Quindi è più difficile fare colpi in testa, e che ha anche senso considerando appunto il perk che quando facciamo colpi in testa ci fa tendere l'arco più velocemente. Ok, penso si sia visto il fatto che la precisione è molto più bassa e quindi sia molto più difficile prendere in testa questo tipo ancora con sto pompa. Ok. In compenso però l'arma è molto più veloce e anche aumentata di parecchio la maneggevolezza. Niente, ok. Ok, penso che abbiate visto comunque che lo stile dell'arma è molto frenetico. Quindi il fatto che abbia la corda che si tende più rapidamente, che abbia molta più maneggevolezza e quindi anche meno precisione, si vede e faccia accelerare di parecchio anche lo stile di gioco. E alla fine in realtà non fa nemmeno chissà quanto danno in meno rispetto a un arco normale, perché fa 138 in testa, quindi sono quei 20 in meno che, boh, sinceramente non è che mi cambiano chissà quanto. Che poi tra l'altro appena facciamo un'uccisione con furia si vengono subito rimediati, quindi. Però è anche più facile da usare dalle corte distanze. Ok, dicevo, è anche più facile da usare dalle corte distanze, considerando che ha un mirino che zooma nettamente di meno. Infatti non penso zoomi, sì, di pochissimo. Zoom veramente di poco. Uccidilo. Ok. Poi tra l'altro, considerando che fa appunto 138 in testa e spara abbastanza velocemente, possiamo anche fare semplicemente, come anche con gli archi altri, con gli altri archi in realtà, un colpo in testa ed uno in body. Il problema è che è molto più difficile, come vi ho detto, prendere in testa. Ok, ci siamo salvati malissimo qua. Vediamo se riusciamo a fare quelli là. Controllano tutte le zone. Riprendetele. Zona C conquistata. Doppietta. No. Qui devo stare molto attento. Rilassati, mi stai spaventando. Ok, sto giocando ragazzi particolarmente bene. Devo dire che la prima partita che ho fatto non mi sembrava fosse così buona l'arma. Però è uno stile di gioco molto frenetico, molto divertente. E se riuscite ad assimilarlo anche molto forte. Non ho capito come ho fatto a uccidere quello. Tra l'altro penso che mi starò muovendo tantissimo, perché nella partita che ho fatto prima mi muovevo manco fossi io che dovessi usare l'arco. Tra l'altro, anche piccola digressione, diciamo, questo è, come ho detto prima, è l'arco che, di cui prendiamo il decoro all'inizio con la Digital Deluxe. Avete pensato alla Digital Deluxe? Tra l'altro è molto carino, infatti lo sto usando. Che cacchio però, non l'ho schivata. Tra l'altro non capisco come faccio ad essere quasi ultimo se sto giocando veramente bene. Avete la zona di vantaggio. L'ho ucciso con la granata. Ok, non io. Sarebbe stato incredibile. Tu muori, tanto è. Uccidetelo però.
C'è il pistolero. Madò, che culo. No. No. Ok, non mi ha sparato, per fortuna. Fuggi. No. Una cosa a cui ho fatto caso è che non è particolarmente, cioè non cambia particolarmente il danno rispetto alla tensione della corda, nel senso non mi capita quasi mai, probabilmente è perché la corda si tende semplicemente molto più velocemente, che non, cioè insomma che la freccia faccia poco danno rispetto alla tensione dell'arco. Per esempio questa non l'ho tesa tantissimo, ho fatto 4 danno in meno, che alla fine è molto molto poco. Fuggi, fuggi, mi servono persone da uccidere. Dietro. Eccoli. Zona C conquistata. Ottima giocata. Avete il dominio totale. Ora mantenetelo. Sì. Ok. Sto giocando molto bene, ragazzi, veramente. Non mi sarei mai aspettato di fare una partita del genere con quest'arma. Perché, ripeto, è un'arma che quando ho provato non mi era piaciuta così tanto. Invece... terrorista! Scemo! Ho giocato veramente bene, ragazzi, questa partita. Perlomeno così mi sembra. E l'arco è fantastico. Alla fine mi sono un attimo fatto prendere. Ho parlato poco, in realtà, dell'arma. E quanto ho fatto? 30 kill e 6 di rate. Veramente una buona partita. Mi piace tantissimo. Adesso andiamo subito con la seconda. Perché... ecco. Wow, sono abbastanza colpito. Ok, siamo in combustione, ma precisamente più piccola. Quindi vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Penso che comunque giocherò... sicuramente peggio di prima, perché ieri prima ho giocato veramente bene. Non mi sarei mai aspettato di fare un punteggio simile. Perché come vi ho detto all'inizio, l'arco quando l'ho provato non mi sembrava chissà che grandissima arma. Questo arco ovviamente intendo, In realtà, se devo essere sincero, pensavo di aver fatto più kill prima. Piccolo livellino 2. Si può pushare molto di più, ci si muove molto di più giocando. È uno stile di gioco decisamente molto più frenetico e sinceramente lo preferisco anche a quello degli archi normali. Non perché sia più forte o particolarmente più forte, ma perché sia più divertente essenzialmente. No, fail! Dov'è il tipo? Zona B conquistata, la zona di vantaggio è vostra. Per quanto riguarda invece la tattica, diciamo, l'utilizzo che avevo detto nel video sullo scorso arco, sul senza ritorno, della freccia corpo a corpo, diciamo che con questo arco viene un attimino più... resa inutile, dicevo. Perché appunto avendo un impatto più basso non saprei dirvi se una freccia in body vi dia faccia abbastanza danno per poi shottare con un corpo a corpo. Una cosa che non ho ancora mai fatto è una collateral con l'arco. Non so se si possa fare. Penso di sì, perché in PvE l'ho fatta su due schiavi e la profondità della testa penso sia la stessa. Quindi teoricamente si potrebbe fare. Due per uno. Tre avversari abbattuti. Zona A persa. Ovviamente per quanto riguarda i flank è sempre devastante l'arma. Però questo non prende i colpi in testa. Zona di vantaggio conquistata. Sì, ciao. Però quanti siete? Proviamo a farvi uno alla volta. Allora, uno alla volta ho detto. Uno. Combatti come un titano dei primi fondatori. Sinceramente penso che al momento sia l'arco più forte del gioco, perché alla fine l'impatto è poco minore rispetto a un arco
porca miseria, questo dardo assionico. Rispetto a un arco normale, però è quel poco in meno che alla fine non cambia di chissà quanto lo stile di gioco. Certo, se non fai tutte le frecce magari... vabbè, ciao. Ok, ce l'ho fatta. Ovviamente mi serve un attimino più di skill, ragazzi, per usare quest'arco, perché come ho già detto la precisione è più bassa, quindi è più difficile prendere in testa fondamentalmente. Cioè meno i massist, lo dico proprio come sta. Però se riuscite a superare questa cosa, se prendete un attimino la mano, fa veramente malissimo. Zona di vantaggio conquistata. Ok, abbiamo vinto anche questo. Ho giocato ovviamente peggio, perché quella di prima, ragazzi, era, penso, cioè, non insuperabile assolutamente, no. Però comunque era una buona partita, quindi... ecco, adesso andiamo a vedere come ho giocato qua. Però l'arma veramente mi piace. 23 e 3,29, non malissimo comunque nemmeno in questa partita. L'arco, ragazzi, è qualcosa di devastante. Io penso sia il miglior arco attualmente nel gioco, perché, appunto, come ho già detto, ha questo minimo di impatto in meno che secondo me influisce solamente in, PvE. Dato che comunque riusciamo a shottare con un colpo in testa e uno in body, quindi... ecco, pecca solamente di precisione, quindi serve un attimino più di skill, è vero, però se ce l'avete o se riuscite a superare questo piccolo scalino è veramente qualcosa di devastante. Quindi ragazzi, direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tardissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono God.